Appena il tempo di metabolizzare il pareggio interno con l'Entella, che è di nuovo campionato per il Pescara, subito proiettato contro la bestia nera Cittadella. Luciano Zauri è chiamato a sfatare un vero e proprio tabù, visto che negli ultimi quattro precedenti il Delfino ha sempre perso. Ne hanno fatto le spese Zeman, addirittura esonerato dopo la sconfitta del Tombolato a fine febbraio 2018, e Pillon, che nella scorsa stagione all'andata subì la prima sconfitta in campionato e al ritorno incassò il rovescio più pesante della sua gestione. Un po' per le assenze, un po' per il tour de force di questa settimana, questa è la seconda delle tre partite in sette giorni, l'allenatore di Pescina pensa un po' di turnover. La novità più rilevante potrebbe essere il debutto di Svante Ingelsson, la mezzala svedese di proprietà dell'Udinese, arrivata negli ultimi giorni di mercato ma finora mai impiegato. Memushai slitterà in cabina di regia, la mezzala sinistra sarà Macin. Rispetto al match con l'Entella finiscono in panca Busellato e Castanos. In difesa, davanti a Fiorillo, toccherà di nuovo a Del Grosso al posto di Masciangelo e Campagnaro al posto di Trudi. Sul settore destro sono in tre per una maglia e Zappa sembra in lieve vantaggio su Vitturini e Balzano. Si tratterebbe di un altro debutto nel caso in cui la scelta ricadesse sul difensore Scuola Inter. Rischia la panchina il fresco ex Drudi. In attacco, squalificato Cisco, Zauri porterà a Cittadella il baby Pavone e confermerà gli esterni di Grazia e Galano con Maniero favorito su Brunori per il ruolo di centravanti. Insomma, potrebbero essere diversi gli avvicendamenti per un Pescara che finora ha dalla sua i risultati, ma è ancora alla piena ricerca dell'identità di gioco richiesta da Zauri e dei migliori interpreti per attuarla. Oltre Cisco e i tre lungodegenti, fuori causa anche Bruno, Palmiero e Castrati. Stamani la squadra ha sostenuto la seduta di rifinitura e poi è partita la volta del Veneto. Il Cittadella, dopo aver sfiorato la Serie A nella finale playoff persa ad un soffio col Verona, ha avuto delle difficoltà inizio campionato, perdendo le prime due gare con Spezia e Benevento. Poi ha dato segnali di ripresa con la vittoria sul Trapani e la sfortunata prova di Empoli, dove la sconfitta è arrivata di misura e non senza recriminazioni. L'ex Cristian Ventola, finito in Veneto nell'operazione Drudi, non ha ancora debuttato. Anche il tecnico Venturato farà in parte ricorso al turnover, confermando tuttavia il 4-3-1-2. Direzione di gara affidata a Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, con cui i biancazzurri hanno due vittorie casalinghe lo scorso campionato su due direzioni, Pescara-Livorno 2-1 e Pescara-Carpi 2-0. Per il Cittadella 0 vittorie in tre direzioni. Ci sono un pareggio in Cittadella-Ascoli e una sconfitta in Spezia-Cittadella dello scorso campionato, più un pareggio in Serie C nel 2016 contro la Cremonese.